Nuove stazioni della Roma Lido, il punto in commissione. La Commissione Speciale Giubileo 2025 ha audito Astral sull'avanzamento delle nuove stazioni Giardino di Roma e Torrino Mezzo Cammino. Due nuove stazioni saranno attivate sulla Roma Lido nel giro di meno di 3 anni, Giardino di Roma e Torrino Mezzo Cammino. A dare una spinta decisiva alle opere è stato il recente inserimento e il finanziamento delle opere all'interno del secondo DPCM Giubileo 2025, pubblicato l'8 giugno scorso. Le stazioni, considerate urgenti ma non indifferibili, dovranno essere collaudate entro il 31 marzo 2026 da parte dell'Ansfisia, così come previsto dai termini del decreto. In particolare, Astral sta procedendo, sulla base dei progetti definitivi, al rinnovo dei pareri resi nelle precedenti conferenze di servizi. Questa fase dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del prossimo anno, dopodiché si potrà procedere con la messa a gara delle due fermate. A Giardino di Roma l'interscambio sarà garantito dal parcheggio esistente di 270 posti, mentre a Torrino Mezzo Cammino dal parcheggio di Via Trafusa di 100 posti circa. Un altro progetto che Astral sta portando avanti, separatamente dalla stazione, è quello dell'ulteriore parcheggio di scambio a Mezzo Cammino di 400 posti estensibili per ulteriori 70, secondo quanto previsto dal PRG, in un'area verde privata e attrezzata. Con l'occasione Astral ha confermato che la consegna delle due stazioni già in costruzione, Tor di Valle e Acilia Sud, avverrà a maggio del 2024.